Gentili dottori, gentili dottoresse, benvenuti a questo nuovo incontro tematico organizzato dalla Time Vision. Per chi non mi conoscesse, sono Francesco Zurino, account area servizi alle imprese di Time Vision, e sarò con voi durante questa giornata dedicata al tema della trasformazione digitale. Alcune regole prima di iniziare. Sarà possibile interagire con noi tramite la chat pubblica, come già molti di voi stanno osservando, dove ci saranno dei moderatori che andranno a raccogliere anche le eventuali domande che saranno poste ai nostri ospiti. Le eventuali domande a cui non riusciremo a dare risposta, sarà nostra premura registrarle e rispondervi nei prossimi giorni. Ci sono anche delle regole per quanto riguarda i professionisti che stanno partecipando oggi per i crediti formativi professionali. Vi ricordo che sarà necessario partecipare all'intera videoconferenza e per coloro che rimarranno fino alla fine è previsto anche una piccola sorpresa da uno dei nostri ospiti, da Team System in particolare. Per quanto riguarda invece i dottori commercialisti, invito in questa sede a inviare poi una mail al nostro indirizzo per ottenere l'attestato da presentare all'ordine per il riconoscimento. Direi di passare immediatamente a presentarvi gli ospiti, della giornata. Saranno con noi il dottor ingegnere Andrea Ricciardiello, manager dell'innovazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché direttore di Time Vision. Abbiamo poi il dottor Nicola Pasquino, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Università Federico II di Napoli. Abbiamo poi il dottor Antonio Ilario, docente integrativo presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, sempre dell'Università Federico II di Napoli. E poi abbiamo come anche testimonianza di un'impresa volta alla digitalizzazione la dottoressa Ilaria Bruno, Digital Expert della Divisione Cloud and New Business di Team System. Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti i professori e buongiorno al direttore. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi e Bentornati. grazie. Grazie a voi di aver partecipato e aver accolto questo nostro invito. Senza indugiare oltre, passerei immediatamente la parola al direttore per un breve saluto sia agli ospiti sia a tutti i professionisti che hanno deciso di trascorrere con noi questo pomeriggio. Quindi a lei la parola, direttore. Sì, grazie, grazie a tutti, benvenuti, grazie Francesco. Sarò molto breve nel mio intervento. Innanzitutto ringrazio gli illustri relatori che hanno accolto il nostro invito quest'oggi a partecipare a questo webinar che, come vedete dal titolo, Governare la trasformazione digitale è sicuramente un tema molto attuale che riguarda tantissime imprese e che in generale riguarda proprio il nostro paese. Prima di iniziare, quindi volevo salutare anche io, unirmi ai saluti di Francesco e il professor Pasquino dell'Università Federico II di Napoli, altrettanto il professor Ilario dell'Università Federico II di Napoli e la dottoressa Bruno, esperta in digitalizzazione di Team System, partner di Time Vision. Il tema, diciamo, che io intendo trattare qui oggi con voi in pochi minuti riguarda, diciamo, una parola chiave che sicuramente nell'immediato futuro tornerà ad essere sempre più centrale, che è quello della produttività. La produttività, come sicuramente sapete, nell'arco degli ultimi mesi o comunque negli ultimi anni sta tornando ad avere un ruolo centrale in discussioni, non solo in ambito accademico, ma anche nell'ambito imprenditoriale. E sicuramente, diciamo, noi se l'andiamo ad analizzare da un punto di vista di un'accezione più tradizionale, la produttività troviamo tutti che è sostanzialmente legata ad un concetto di efficienza dei sistemi produttivi. Viceversa, la tendenza che ultimamente sta venendo fuori, che comunque da già un po' di tempo si discute su come può essere rivista, è quella di considerare la produttività come quella capacità che può avere un'azienda o comunque un soggetto intermediario, un professionista, di trasferire un valore aggiunto al cliente finale. Vediamo sostanzialmente che questa differenza, che è una differenza anche se volete di natura strategica, nel senso che sia noi come imprese, come imprenditori, sia come studi professionali e quindi la nostra capacità di trasferire questi concetti verso i nostri clienti, i nostri partner, assume a tutti gli effetti una valenza strategica. E possiamo legare questo concetto di produttività a due concetti. Uno è quello sostanzialmente della forza
produttiva del lavoro e l'altro è quella dell'intensità del lavoro. Come diciamo potete facilmente immaginare, la forza produttiva del lavoro è un concetto legato sostanzialmente alla qualità, diciamo, del lavoro, o meglio, diciamo, alla qualità delle risorse umane, delle HR presenti all'interno delle nostre aziende. Quindi sia in termini di competenza, di formazione, di conoscenza, di abilità, e dipende ovviamente dal contesto strategico e tecnologico ed organizzativo. L'altro invece concetto che è fortemente legato alla produttività è invece legato all'intensità del lavoro. L'intensità del lavoro, come lo dice lo stesso termine, è qualcosa più legato alla quantità del lavoro, quindi è qualcosa che riguarda l'organizzazione in termini di energia lavorativa che i lavoratori mettono all'interno dell'organizzazione, quindi può essere legato a qualcosa tipo gli orari, i turni di lavoro, i ritmi di lavoro. Ovviamente questi due differenti approcci, che comunque sono strettamente connessi alla parola, ovviamente al concetto di produttività, utilizzano anche delle tecnologie differenti, ovvero ci sono delle tecnologie che sono più orientate alla forza produttiva del lavoro e tecnologie che sono evidentemente più orientate all'intensità del lavoro. Quando noi parliamo di forza produttiva del lavoro, sicuramente stiamo parlando di un contesto in cui i salari sono più alti, si assorbe meno energia fisica ed umana, e comunque diciamo queste tecnologie hanno un impatto sull'innovazione di prodotto più che di processo. Viceversa, quando parliamo di tecnologie che invece tendono a migliorare l'intensità di lavoro, queste sono tecnologie che invece si associate a contesti in cui invece magari i salari sono bassi, i sistemi gerarchici sono chiusi e sono dei sistemi, diciamo, poco adattabili, che possono evolvere solo con l'innovazione di processo. Diciamo che Questa distinzione ovviamente trova anche applicazione in quella che può essere una distinzione in termini dell'utilizzo degli strumenti che ci vengono offerti dal Piano Nazionale Industria 4.0. E quindi qui rientro, diciamo, sostanzialmente nel tema poi centrale di oggi, dove praticamente questo percorso di innovazione digitale, di trasformazione, o se volete nell'ultima accezione di transizione al digitale, al 4.0, anche questo può essere visto secondo due diversi approcci. Uno è un approccio efficientista e un altro è un approccio strategico, quindi ricalcando la distinzione che abbiamo fatto all'inizio, dove per approccio efficientista si intende la capacità, o meglio l'utilizzo della digitalizzazione come uno strumento per continuare a produrre le stesse cose che producevamo prima, ma con meno persone. Se viceversa noi vogliamo vedere la digitalizzazione in un approccio strategico, essa può diventare quindi proprio come una leva del cambiamento del modello di business e quindi una ricostruzione, quindi ci permette di fare una ricostruzione della catena del valore, andandoci ad inserire quella componente, diciamo tra virgolette, servizio, che poi ricade sul cliente finale, sul cliente o sul soggetto intermediario che poi può soffrire del nostro bene o prodotto o servizio, appunto. Diciamo, detto questo, non rubo altro tempo, diciamo, ai relatori, e lascio a voi una riflessione su quale strategicamente può essere la chiave di lettura migliore, sia per noi come imprenditori, come aziende, ma sia anche quella che noi possiamo catapultare sui nostri clienti, sui nostri partner. Ovviamente, diciamo, noi di Timeviso abbiamo fatto una scelta, che è quella lì, che partendo da un'analisi del contesto sociale ed economico e attraverso una combinazione tra tecnologie ed una sinergia tra operatori pubblici e operatori privati, come per esempio oggi nella testimonianza, quindi con il mondo accademico, con il mondo delle società esperte che producono tecnologia e quindi contribuiscono al trasferimento tecnologico e all'innovazione digitale, sicuramente possiamo impostare un modello di sviluppo che, oltre ad essere ovviamente economicamente vantaggioso e quindi economicamente sostenibile, possa al contempo essere sostenibile dal punto di vista ambientale e dal punto di vista sociale. Detto questo, vi saluto, vi lascio, diciamo, vi auguro un buon proseguimento dei lavori della giornata di oggi e vi auguro di poterci vedere quanto prima anche in presenza. Un buon lavoro. Direttore, la ringrazio per questo primo intervento di apertura e per i saluti. Io passerei a questo punto a iniziare l'incontro di oggi. Vorrei però prima, per chi non ci conoscesse, spiegare chi è Timevision. Timevision è un'agenzia per il lavoro
riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché un ente formativo accreditato dalla Regione Campania. Le nostre principali attività spaziano dall'area formazione. Abbiamo tra i vari la formazione obbligatoria per il decreto legislativo 81 del 2008, master e i corsi di specializzazione. C'è poi la grande componente dell'area lavoro, dell'orientamento al lavoro, con le attività di ricerca e selezione del personale, offriamo la consulenza sugli incentivi alle assunzioni, nonché i programmi Garanzia Giovani e Sistema Duale. Infine c'è l'area legata alla consulenza aziendale, dove accompagniamo le aziende verso quella realizzazione di quei progetti di investimento e di innovazione, appunto anche tecnologica, come la tematica di oggi. Passerei immediatamente con allora fare un piccolo intervento di apertura su qual è l'argomento della giornata. L'argomento della giornata pone l'attenzione su un aspetto centrale per tutte le aziende, ma anche per tutti i professionisti del nostro settore, cioè fare impresa dopo l'emergenza Covid-19. Dalla nostra analisi di quelli che sono i trend di mercato abbiamo individuato che sono principalmente due le componenti su cui bisogna concentrarsi: una rivoluzione digitale o implementazione digitale dell'organizzazione aziendale o anche dei singoli studi, e un rinnovato focus poi sul proprio personale e sulle loro competenze. È ormai evidente che la crisi ci ha fatto toccare con mano una delle nostre fragilità, cioè l'incapacità del sistema italiano, comunque quella difficoltà del sistema italiano di essere resiliente di fronte a dei grandi cambiamenti, dei shock del mercato. Le strade saranno principalmente due: o da una parte ci saranno le aziende o anche gli studi che recepiranno gli aiuti pubblici che stanno arrivando a pioggia, senza però incorporare questi sistemi digitali, aziende che molto probabilmente di fronte ad un nuovo shock del mercato andranno ancora più in difficoltà, se non scompariranno, e invece dall'altra ci saranno quelle realtà che aderiscono coscientemente, con lungimiranza, ad una svolta digitale e tecnologica, ed è qui che si va a concentrare una nuova politica industriale, una nuova politica anche di capitale umano. Occorre declinare la strada, sicuramente la crisi nella giusta strada. Si può e si deve stimolare la creatività e l'innovazione, riducendo uno dei principali gap del nostro sistema economico, che è quello del divario digitale. La sfida è quella di individuare i cambiamenti utili attuati durante l'emergenza e di inserirli nella strategia organizzativa aziendale. Queste tesi sono state sostenute anche dalla Commissione europea recentemente, che ha delineato, ha varato delle nuove linee guida su un piano di sviluppo digitale dell'area europea, volta ad una maggiore egualità, uguaglianza e competitività del sistema a livello anche internazionale. Quello che sembra certo è che oggi più che mai nessun studio professionale, nessuna azienda potrà da oggi ignorare l'esistenza delle tecnologie digitali, con i risvolti che questo poi avrà sull'organizzazione del lavoro e anche sull'uso degli strumenti di comunicazione e di collaborazione a distanza. E saranno proprio le aziende, ma anche i singoli studi, che dovranno poi scegliere per ciascun reparto, per ciascuna anche singola risorsa, le modalità che andranno a bilanciare la presenza fisica del dipendente con la sua presenza anche da remoto. Ed è qui che si introduce il tema della digital collaboration, letteralmente collaborazione digitale, che si basa sull'utilizzo di quelli che vengono chiamati strumenti digitali collaborativi. I campi in cui si esprimono questi strumenti sono molto variegati e sono frutto di un impulso non soltanto dei singoli, ma anche delle organizzazioni. I vantaggi che si individuano sono sicuramente quelli di una maggiore reattività aziendale, di una maggiore produttività, dello sviluppo dell'innovazione, ma quello che va sicuramente ad essere implementato e valorizzato è uno dei principali asset in realtà delle aziende e degli studi, cioè la conoscenza. Infatti, attraverso questa continua collaborazione, condivisione di informazioni, le risorse, le persone condividono conoscenza e ne creano anche di nuova. Ed è questo che
uno degli aspetti vincenti di questa collaborazione digitale. Tutto questo non potrà che avvenire se non partendo da adeguati processi di reskilling del personale, ed è qui che possono intervenire e ritornano centrali i temi della formazione finanziata attraverso, ad esempio, i fondi interprofessionali, i bandi regionali e nazionali, su cui però ci torneremo al termine di questo incontro. Quello che posso anticipare è che, come ho detto, occorrerà recuperare quel gap storico nazionale che è l'assenza di una competenza digitale professionale. Servirà a porre al centro delle proprie strategie, dello studio, dell'azienda, il tema centrale della digitalizzazione attraverso un sapiente mix di strumenti di digital collaboration, il cloud e soprattutto le moderne infrastrutture IT, di cui parleranno nel dettaglio i nostri graditi ospiti. A tal proposito, direi di non indurre oltre, di passare immediatamente la parola al primo ospite della giornata, il professor Nicola Pasquino, docente del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione presso l'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore, ben ritrovato ancora. Le passo immediatamente la parola. Grazie dottore, attraverso lei grazie a Team Vision per l'invito, sempre gradito, con grande, ritengo un onore, questo ruolo di introduzione questo intervento introduttivo che mi viene offerto. Quindi grazie davvero per l'onore che mi avete fatto. Io la partecipazione è prevista, un attimo solo, io non riesco ad andare avanti con le slide, forse mi deve essere dato il ruolo di... Ecco qua, perfetto, grazie. Il mio intervento è un intervento introduttivo, certamente, come dicevo, sarà un overview sull'integrazione dei servizi aziendali. Che ci fa un professore di misure a parlare di integrazione di servizi aziendali? In particolare io mi occupo di un particolare settore di misure, che è quello della misurazione delle misure dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici. In realtà i due temi non sono assolutamente lontani, perché se si fanno misure è perché si vuole conoscere un fenomeno. Se si vuole conoscere un fenomeno, è evidente che quanto più è ricca la mole di dati che attraverso cui questo fenomeno viene conosciuto, tanto maggiori saranno le informazioni che si riusciranno ad estrarre da questo fenomeno. Ed ecco quindi che integrare sorgenti diverse di conoscenza del fenomeno, a questo punto permettetemi di dire sorgenti diverse di conoscenza del processo, certamente consente di avere un'informazione del processo di livello molto più alta. E allora ecco perché oggi questo mio brevissimo intervento sull'integrazione dei servizi aziendali. Integrazione, chiariamolo come primo elemento fondamentale, integrazione significa soprattutto condivisione. Vi ho riportato qui un estratto di una affermazione di alcune della presentazione che, diciamo, Red Hat, che è un'azienda che produce sistemi operativi e anche applicazioni di altissimo livello, dà del concetto di integrazione. Integrazione aziendale include le tecnologie, i processi, le strutture dei team che mettono in connessione i dati, le applicazioni e i dispositivi presenti all'interno dei team. Come vedete, è tutto un problema di condividere informazioni anche di natura non omogenea tra di loro, ma in maniera coerente. Come si è evoluta l'integrazione dei servizi aziendali? Si è evoluta attraverso dei sistemi hardware, dei sistemi, delle architetture software e anche delle tecnologie di comunicazione sempre più evolute. Io oggi vi farò vedere dal punto di vista, molto rapidamente, dal punto di vista architetturale, vi darò un'idea di come si è evoluto la logica del concetto di integrazione fra servizi, e vi darò anche uno spunto su quali possono essere le tecnologie innovative per arrivare effettivamente ad un'integrazione consistente. Si parte con le connessioni punto punto. Se io voglio integrare servizi, posso anche pensare di connettere singolarmente ogni servizio con tutti quanti gli altri servizi. Lo step successivo è quello invece di demandare ad un'unica voce
il colloquio con tutti quanti i servizi, quindi sarà un sistema che farà da nodo centrale a cui tutti quanti i servizi collegati faranno riferimento per lo scambio di informazioni, per arrivare alla versione più evoluta dell'integrazione dei servizi, in cui in realtà c'è un'architettura distribuita. Un'architettura distribuita vuol dire che non c'è un singolo punto in cui arriva l'informazione e dalla quale parte per andare verso un altro utente, ma c'è un'architettura distribuita in cui appunto i ruoli sono suddivisi fra entità fisicamente e logicamente diverse. La caratteristica fondamentale dell'integrazione, abbiamo detto, che non è una semplice, e a questo punto lo dobbiamo dire in maniera molto chiara, non è una semplice aumento del livello di connessione, che vuol dire non mi basta aumentare il livello di interconnessione fisica tra i diversi servizi interni e esterni all'azienda per dire di aver integrato, aumentato l'integrazione. Io per aumentare l'integrazione dei servizi devo soprattutto creare nuove funzionalità attraverso la connessione di servizi diversi. Storicamente come si è evoluta l'integrazione? Abbiamo detto l'integrazione nasce, diciamo l'integrazione dei servizi nasce con un approccio punto punto. Un singolo servizio, che può essere ad esempio ecco il database, colloquia singolarmente con tutti quanti gli altri servizi che possono far uso delle informazioni in esso contenute. È l'approccio punto punto. Un approccio invece centralizzato, detto hub and spoke, centralizza appunto, quindi demanda ad una entità, un nodo centrale, il compito di gestire la comunicazione tra servizi diversi, quindi il database che dovrà colloquiare con un computer non avrà più un accesso diretto come era prima nel point to point, ma dovrà passare attraverso un sistema centrale che appunto provvede alla connessione delle applicazioni e dei servizi che continueranno ad essere gestiti invece individualmente sui singoli dispositivi. Ovviamente l'evoluzione successiva è quello di avere una sorta di omogeneizzazione, di armonizzazione, perché vi rendete conto che avere servizi diversi, ciascuno dei quali magari con un proprio linguaggio, ciascuno dei quali con una propria logica implementativa, è un approccio che è molto rischioso, perché si deve avere una competenza relativa ai singoli servizi, alle singole applicazioni. Ed ecco allora che nell'ottica dell'armonizzazione fanno l'ingresso sul mercato, ma in realtà non è tanto un problema di mercato quanto un problema di logica proprio implementativa, gli Enterprise Service Bus, ovvero si comincia a creare dei moduli attraverso un'armonizzazione dei linguaggi, un'armonizzazione dei comandi, anche se vogliamo scendere a livello proprio implementativo, attraverso, grazie alla quale si ha la possibilità di aumentare non solo il numero, ma anche la diversità, la natura dei diversi servizi che possono essere connessi contemporaneamente allo stesso dispositivo. Certamente è un miglioramento perché corrisponde ad una semplificazione, questo approccio SB è una semplificazione perché utilizzerà la stessa filosofia per tutti quanti i servizi connessi, quindi non lascerà autonomia ad ogni servizio, ma purtroppo, per come è stato pensato, non è adatto ad una crescita aziendale che tipicamente richiede una maggiore velocità e un aumento progressivo delle risorse software. E tra l'altro una resta, sebbene dal punto di vista software ha un miglioramento, dal punto di vista hardware continua a mantenere una forte centralizzazione del sistema. Ed ecco quindi che fa il suo ingresso come, diciamo, innovazione più recente la distribuzione dell'integrazione distribuita. Non c'è, come vedete qui in questo ovale, non c'è un oggetto principale, ma c'è un'interconnessione globale di tutti quanti i sistemi. Non c'è dubbio che l'architettura principe che consente questo tipo di integrazione tra servizi è l'architettura cloud, un qualcosa che dai contorni sfumati, non ci sono contorni fisici assolutamente definiti, proprio perché
si fa uso di una architettura che è per natura, che nasce come architettura distribuita. I vantaggi sono quelli della flessibilità, sono quelli della scalabilità, perché se si vuole aumentare la disponibilità di risorse basterà introdurre nel cloud, attraverso opportuni sistemi, un ulteriore servizio o sistema in grado di gestire determinate azioni, e poi la riutilizzabilità. Questo è un approccio su cui non mi voglio soffermare, ma che riguarda l'utilizzo in termini software delle cosiddette API, interfaccia di programmazione delle applicazioni, l'utilizzo di un linguaggio comune che consente di, a più persone, a più servizi, di utilizzare le stesse funzionalità, diciamo, e le stesse capacità. Consentitemi poi, professore, in quanto professore di ingegneria, di darvi anche un overview molto rapida sulle infrastrutture che consentono questa integrazione sempre più spinta. Dopo il mio intervento vi si parlerà di big data, vi si parlerà di machine learning. Ecco, come misurista, come professore di misure, è ovvio che l'analisi dei dati che io effettuo per conoscere un processo deve avvenire attraverso una opportuna, avviene attraverso l'acquisizione dei dati, attraverso un'infrastruttura. E più sono i dati da dover analizzare attraverso, ad esempio, gli algoritmi di machine learning, maggiore il numero di dati, ovviamente maggiore dovrà essere la richiesta di banda e l'innovazione, quindi tecnologica, dell'infrastruttura di rete. Una su tutte, è quella del 5G. L'infrastruttura a banda larga, forse di cui ultimamente si sta parlando di più perché è oggettivamente la più recente, la più innovativa, che ha come vantaggio un aumento incredibile di banda. Stiamo parlando di circa 5 volte la banda che io avevo prima con il sistema 4G, e che ha anche come caratteristica tecnica quella di una bassa latenza. Che vuol dire una bassa latenza? Vuol dire un tempo di risposta ad uno stimolo incredibilmente basso. Questo soprattutto in applicazioni molto critiche è fondamentale, perché consente di intervenire in termini rapidi. Immaginiamo un'azienda che gestisce la distribuzione elettrica. Nel momento in cui si accorge, nel momento in cui si verifica un guasto, questa informazione deve arrivare subito al punto in cui questo guasto deve essere gestito, e la decisione presa da questo punto deve arrivare subito poi al punto che dovrà attuare le azioni risolutive. Quindi avere risposte rapide è certamente un elemento fondamentale. Ma il 5G non è soltanto banda larga e latenza bassa, ma è anche connettività multipla. Avrete sentito certamente parlare di Internet of Things. Bene, il 5G è quella infrastruttura di rete, quella tecnologia di comunicazioni che consentirà la connettività multipla e quindi la definitiva realizzazione di quell'ecosistema che va sotto il nome di Internet of Things, che consentirà una gestione dei servizi aziendali anche in mobilità, come si farebbe se si fosse in presenza di una connessione in fibra, praticamente, e quindi la connessione a banda ultra larga su cui non voglio intervenire. Flessibilità e capacità è una caratteristica che si presta molto bene col concetto di cloud, perché il cloud, abbiamo detto, che ha come caratteristica la scalabilità, quindi se c'è bisogno di nuove risorse, queste risorse si aggiungono in maniera abbastanza semplice. Bene, il 5G si presta in maniera naturale a questa scalabilità, quindi all'inserimento di nuove risorse per fornire servizi lì dove ce n'è bisogno. E poi, non ultimo elemento da tenere in considerazione, grazie a delle innovazioni protocollari, quindi qualcosa di estremamente tecnico che certamente non riguardano l'utente finale come può essere un'azienda, c'è anche un miglioramento in termini di prestazioni energetiche, che certamente nell'ottica di un mondo che si occupa anche di risparmio energetico e di utilizzo efficiente delle risorse energetiche, certamente è un elemento da tenere in considerazione. Io spero di essermi tenuto nei tempi, probabilmente sono stato anche un po' più breve dello slot che mi è stato assegnato, e quindi vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente dichiaro tutta la mia disponibilità per eventuali domande che dovessero arrivare dopo l'intervento della collega Bruno. Grazie, grazie ancora. Professore, la ringrazio di questa esaustiva, seppur concentrata, panoramica sulle infrastrutture. In questo binomio tra teorico e esperienze pratiche abbiamo previsto una combinazione tra professori e la dottoressa Bruno, che ci parlerà invece, ecco,
della sua azienda e di ciò che ha previsto sul tema della digitalizzazione. Dottoressa, a lei la parola. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, io volevo portare appunto la testimonianza di una software house di come ha affrontato in questi anni il tema digitale. Io sono appunto responsabile all'interno della mia società della divisione, diciamo, cloud, ne faccio parte appunto della divisione cloud new business, e volevo appunto portarvi una testimonianza di come una software house come la nostra, che era abituata a sviluppare software prettamente gestionali, ha costruito invece nel tempo una serie di servizi digitali per fare in modo che tutti i nostri clienti e addirittura i clienti dei nostri clienti, quindi il paese Italia, potesse avvicinarsi alla digitalizzazione in maniera più veloce, grazie magari al fatto che tutti i servizi devono essere sempre fruiti attraverso i sistemi utilizzati dalle persone oggi, quindi gli smartphone, i tablet piuttosto che i PC, quindi non vincolare ad un unico device e soprattutto essere semplici, no? Quindi diciamo che i temi caldi di questo periodo soprattutto, perché mi riallaccio anche a quanto detto prima dai dottori, sono sicuramente il cloud, sicuramente lo smart working, perché purtroppo a valle di questa emergenza sociosanitaria non avremmo potuto essere vicini noi a voi, cioè noi ai clienti, né voi ai vostri clienti, se non avesse potuto lavorare da casa, quindi non andando in ufficio, andando a utilizzare delle soluzioni che sono magari condivise attraverso piattaforme. Tema sicuramente caldo la digitalizzazione, la collaborazione digitale, cioè cosa significa? Andare a svecchiare, passatemi il termine, determinati processi che sono ormai radicati nelle nostre organizzazioni da anni, perché abbiamo sempre fatto così, ma non è detto che l'aver sempre fatto così sia il modo migliore, il modo più veloce. Quindi a digitalizzare i processi sia interni dello studio di consulenza o dello studio commercialista, piuttosto che un rapporto, no? Andare a digitalizzare rapporti attraverso delle soluzioni, ovviamente. E poi ho messo anche altri due termini, che sono due termini un pochino nuovi, diciamo, monitoraggio, cioè fornire nuovi servizi che permettano ai consulenti di monitorare l'andamento dei propri clienti attraverso software che vanno a fare uno screening dello stato di salute dei clienti, per esempio andando a valutare lo stato di salute patrimoniale, economico e finanziario. E poi liquidità, perché sempre di più ne sentiamo parlare, la necessità di avere accesso alle liquidità, quindi la nostra società, cioè Team System, ha tenuto questi termini come obiettivi da raggiungere attraverso dei servizi, quindi avere accesso alla liquidità, poter fare nuovi servizi ai nostri clienti attraverso la digital collaboration, il monitoraggio dei nostri clienti, attraverso la digitalizzazione dei clienti, attraverso soluzioni che si possono fruire tranquillamente attraverso appunto lo smartphone piuttosto che i tablet. Come Team System si è mossa? Si è mossa andando a accompagnare i nostri clienti attraverso un percorso di crescita, perché è cresciuta anche Team System, si è evoluta anche Team System, quindi in primis abbiamo cercato di svecchiare la nostra stessa società andando ad analizzare quali erano gli ambiti da sviluppare per poter rendere sempre più gli studi i professionisti digitali, andandoli ad accompagnare appunto attraverso un percorso fatto di un ecosistema, perché noi oggi non abbiamo una soluzione svincolata dall'altra, ma è veramente un ecosistema di soluzioni che si intersecano tra di loro, andando a fornire un servizio ai nostri clienti e soprattutto servizi da poter erogare con il fine di poter far crescere il business e rendere le nostre società, cioè i nostri studi, più competitivi.
Ovviamente gli ambiti sono il cloud per lo smart working, quindi innanzitutto avere la soluzione centralizzata, che si parli di soluzioni di studio, che si parli di soluzioni di consulenti del lavoro, tutte in cloud, quindi niente più incombenze di hardware all'interno dello studio, ma tutta l'applicazione di studio raggiungibile da ovunque voi siate, quindi da casa purtroppo in questo periodo, andare a collaborare con i clienti attraverso soluzioni digitali, che possono essere soluzioni in ambito gestionale, piuttosto che soluzioni in ambito di servizi digitali con i vostri clienti. Pensiamo per esempio alla firma, ma poi ci arriveremo magari durante il percorso che faremo insieme in questa giornata. E poi anche dal punto di vista digitale, come vi ripeto, dal punto di vista economico-finanziario, quindi nuovi servizi che vi permettono di fare consulenza, perché poi il diktat per gli studi e per i consulenti del lavoro è quello di fare consulenza, non solo le attività core che state già svolgendo, quindi fare nuove consulenze, prodotti e soluzioni che vi permettono di fare nuovi servizi nei confronti dei vostri clienti, cosa che fino a poco tempo fa non ci eravamo neanche immaginato, no, di poter fare, quindi di spingersi anche in ambito finanziario, la possibilità dell'accesso al credito, a nuove forme di liquidità attraverso per esempio una piattaforma fintech che sta dietro le quinte, piuttosto che andare ad avere dei software che ci permettono di fare analisi molto più complete e più compiuta, andando sempre a tenere fermo il nostro obiettivo su tre termini principali: collaborazione, come collaborare con i nostri clienti, quindi grazie a soluzioni sempre in cloud che ci permettono di proporre ai nostri clienti dei software che gli permettono di evolversi in termini digitali. Pensiamo a contabilità in cloud, cassa in cloud per quanto riguarda i corrispettivi, fatture in cloud per quanto riguarda la fatturazione elettronica, ma non solo, dipendenti in cloud per quanto riguarda invece l'ambito dei consulenti del lavoro, il Team System HR People App, che è sempre un altro applicativo web cloud, è un'app che mi scarico sul cellulare, che mi permette di collaborare col mio studio di consulenza per andare a caricare in autonomia, vedere il mio cedolino, eccetera, eccetera. Quindi sempre strumenti che permettono di fare una cosa sola: collaborare con il mio cliente. Ma cosa vuol dire collaborazione? Vuol dire avere i dati, quindi i dati condivisi con il cliente, dati in tempo reale che vengono caricati dal mio cliente sopra questi applicativi e poterli importare direttamente all'interno del gestionale di studio, piuttosto che esportare dal gestionale di studio nei confronti di questi software della documentazione o delle informazioni che il cliente deve sapere in tempo reale. Quindi iniziamo a dialogare in maniera digitale e a condividere i dati, perché, come abbiamo sentito anche prima, il fatto di avere i dati gestiti in tempo reale è fondamentale per avere più velocità in termini di risposta nei confronti dei nostri clienti, farci percepire come consulenti digitali e innovativi e andare a migliorare anche la digitalizzazione del cliente, andare ad aiutare in questo percorso di evoluzione, che è l'evoluzione dello studio, ma è l'evoluzione anche del paese intero, nei confronti della digitalizzazione. Oggi sicuramente il Covid ci ha fatto capire che senza soluzioni digitali, videoconferenze, chat, no, eccetera, non possiamo vivere, perché siamo riusciti a stare in contatto con i nostri parenti grazie a delle videochiamate. Quindi togliamoci dalla testa il fatto che i clienti pensino che di non essere in grado di farlo, perché tutti in questo periodo si sono rapportati al digitale e grazie al digitale sono riusciti a rimanere in contatto con le persone. Quindi proponiamo queste soluzioni sempre di più per avere dati in tempo reale, iniziare a svecchiare i nostri rapporti, semplificare tutte le soluzioni che ci permettono di andare a semplificare i processi all'interno dello studio e nei confronti dei clienti, di Digital Box,
In primis è un'app che il mio cliente si può scaricare sul cellulare, dove lo studio barra il consulente può andare a condividere informazioni, condividere documenti, andare a far firmare digitalmente dei documenti, andarli a conservare in automatico, quindi aboliamo la carta, quindi a semplificare processi che oggi sono fatti di tanti software utilizzati dai clienti. Qualcuno scrive su WhatsApp, qualcuno manda la mail, qualcuno invece visita lo studio, qualcuno telefona ancora, qualcuno addirittura manda ancora il fax, ok? Magari dico un'eresia, ma i fax mi sa che ci sono ancora. Quindi il concetto è andare a unificare i processi, tutti in termini digitali. E poi prevenire. Prevenzione vuol dire andare a fornire servizi nuovi, fornire consulenza e andare a valutare i nostri clienti con check-up d'impresa, con Digital Finance che è in cassa subito, andando a proporre nuove soluzioni che ci permettono di fare analisi nei loro confronti, ci permettono di andare a accedere alla liquidità in maniera veloce attraverso una fintech che è di proprietà della nostra società, ma che è una fintech che si nutre di fatturazione elettronica. Quindi anche se voi non avete la fatturazione elettronica fatta con Team System, ma se per esempio proponete fatture in cloud piuttosto che avete delle fatture elettroniche, le potrete caricare sulla piattaforma Team System Digital di Team System e andare a utilizzare in cassa subito come processo di cessione del credito nei confronti di soggetti terzi che sono degli investitori istituzionali che sulla piattaforma fintech sono disposti ad acquistare pro soluto le fatture. Quindi servizi innovativi, prevenire, prevenzione. Chiudo con una slide che racchiude, un po' complicata, ma che racchiude il processo che Team System ha avuto nei confronti del digitale. È partito con portare il cuore centrale Team System Studio Cloud, Team System Studio Cloud paghe, per esempio, per quanto riguarda i consulenti del lavoro, che permette di avere il gestionale in cloud, con aggiornamenti automatici, con tutti i vantaggi che il cloud ci dà e che abbiamo sentito, ok? Per andare poi a sviluppare i servizi di base che non sono più il core di Team System, perché ormai i servizi di base li eroghiamo tutti, ma è il fatto che ci siamo arricchiti in tutti questi anni di tante soluzioni digitali che permettono al nostro cliente e al nostro studio di avere anch'esso un ecosistema da proporre alla loro clientela in base alla dimensione del cliente, all'eterogeneità di clienti che lo studio ha o che il consulente ha, perché c'è il cliente più piccolino al quale proporrò magari, se sono un consulente del lavoro, People App, c'è il cliente invece più grande al quale posso invece proporre una migrazione di gestionale, quindi un Team System Enterprise, perché abbiamo tutte le soluzioni possibili e immaginabili come gestionali da utilizzare in base alla dimensione aziendale, per poi pensare a tutti i servizi attraverso la piattaforma Team System Digital che sono erogabili nei confronti di questi soggetti, che vanno dalla privacy, vanno dalla firma digitale, dalla conservazione digitale, dal monitoraggio, come abbiamo detto, di check-up d'impresa, dall'accesso al credito con incassa subito, dai movimenti bancari, dalla digital box, quindi i tempi e spese, l'antiriciclaggio, la parcellazione, quindi tante soluzioni che vengono viste in modo scalare, quindi anche qui scalabilità, come accompagniamo i nostri clienti attraverso la scalabilità delle soluzioni, attraverso un'analisi della loro clientela ed un approccio scalabile in termini di digitalizzazione, che può essere vista come digitalizzazione interna e nei confronti dei propri clienti. Io direi che posso passare la parola di nuovo al relatore c'è la parte di question time, quindi adesso mi raggiungeranno gli altri relatori, il dottor Zunino. Grazie dell'intervento. In questo momento abbiamo previsto un piccolo question time, hanno raccolto delle domande in privato
Le porrò sia a lei, dottoressa Bruno, che al professor Pasquino su ciò che abbiamo affrontato fino a questo momento. In particolare, professor Pasquino, ci domandavano se il 5G è così importante come si ritiene, quali sono le applicazioni in campo diverso da quello dell'integrazione dei sistemi aziendali? Me ne vengono due in mente su tutte. La telemedicina, che consentirà ad esempio di monitorare tutti i parametri vitali in remoto. Facciamo un esempio per far capire. Quando ho parlato di Internet of Things ho parlato di un ecosistema in cui ci saranno un continuo scambio di dati attraverso l'infrastruttura di rete chiamata 5G. Tra questi dati possono viaggiare evidentemente anche i dati relativi a dei parametri vitali. Immaginiamo al vantaggio che potrà avere ad esempio una persona che vive da sola, anche non necessariamente anziana, una persona che vive da sola che magari può soffrire di una particolare patologia. Grazie al continuo monitoraggio si potrà avere una costanza della conoscenza delle sue condizioni fisiche ed allertare praticamente in maniera automatica il servizio sanitario nel caso in cui dovesse verificarsi un fenomeno particolare, come tutti quanti abbiamo uno smartwatch. Lo smartwatch sappiamo che ha ormai il misuratore di battito cardiaco, anche di pressione, alcuni hanno anche il misuratore di pressione, e ci sono gli accelerometri sono quelli che consentono di misurare sostanzialmente quanti passi abbiamo fatto, per dircelo in breve. Se noi, attraverso una misura congiunta, ovviamente con un opportuno servizio, perché il 5G è un'autostrada, poi c'è chi ci deve mettere le auto sopra, che viaggiano su questa autostrada, se qualcuno immaginerà un servizio opportuno, sarà possibile monitorare, ad esempio, il battito cardiaco e vedere che è accelerato, la pressione e vedere che si è abbassata, magari c'è stata anche, tramite l'accelerometro, la misura di una caduta, ecco che automaticamente un algoritmo dirà, guarda che questa persona è svenuta. E quindi allerterà il Servizio Sanitario Nazionale senza che questa persona abbia la necessità di agire e di intervenire. Ricordate quando c'era l'oggetto che veniva regalato ai nonni o ai genitori anziani, che però si chiamava il salva la vita? Aveva bisogno che però l'utente premesse il pulsante. Che succede se quel pulsante non viene premuto perché non si ha il tempo? Il 5G consentirà un'applicazione di telemedicina di questo tipo. Anche i controlli in remoto delle persone che magari sono nella fase post-operatoria, sappiamo tutti quanto sia positivo dal punto di vista psicologico fare il decorso post-operatorio a casa anziché in ospedale, riduce i costi della sanità sicuramente, ma aumenta anche il benessere del cittadino. Attraverso degli opportuni strumenti connessi tramite il 5G all'ospedale sarà possibile mantenere una connessione continua. Un altro esempio veloce per non togliere spazio all'altra relatrice, il settore dell'automotive, le auto a guida autonoma, sarà certamente un'innovazione. Ora, non che a me piaccia non guidare, anzi io devo avere il controllo, sono uno di quelli che deve avere le mani sul volante perché mi piace avere il controllo dell'auto, però immaginiamo che le auto siano connesse attraverso il sistema 5G, ad una particolare infrastruttura, ad un particolare servizio. Se io sto girando ad un incrocio verso destra e l'altra auto c'è un'auto che sta percorrendo controsenso la strada verso cui io sto girando, l'auto connessa tramite il 5G potrà dire non girare a destra, potrà bloccarmi ad esempio il volante per evitare di farmi curvare, di farmi sterzare verso destra. Sono due applicazioni molto semplici. Se poi vogliamo parlare della velocità con cui scaricheremo i film da internet, lo possiamo anche fare, ma concorderà con me che sono applicazioni, diciamo, di livello più ludico. Invece quelle che ho citato credo che abbiano un impatto molto maggiore sulla qualità della vita e in generale sul miglioramento delle condizioni della comunità in cui viviamo. Certo, certo, certo. Dottoressa, invece per lei ci domandano quali sono i passi principali che devono essere affrontati da uno studio per crescere grazie alla digitalizzazione secondo una società di software?
Beh, allora, innanzitutto il processo deve partire da un'analisi, quindi probabilmente è il momento di fermarsi, di fare un'analisi all'interno della propria organizzazione e andare a capire quali sono gli ambiti dove si vogliono sviluppare nuove competenze, quali sono quindi gli obiettivi che lo studio si dà e soprattutto andare a individuare magari delle persone che si possono fare carico, no, di iniziare un percorso digitale, di andare a implementare un percorso digitale, perché è ovvio che tutto l'organico di studio deve remare nella stessa direzione, quindi in prima battuta bisogna convincere e quindi essere convincenti nei confronti dell'organico interno al cambiamento, quindi convincerli che cambiare e affrontare un percorso digitale è doveroso, soprattutto in questo periodo, no? In questi periodi, in questi anni, non si può più aspettare, anzi bisogna essere reattivi e accelerare questo processo sempre di più. Bisogna essere anche, noi diciamo sempre ai nostri clienti che devono anche essere percepiti digitali dai propri clienti, dalla clientela stessa. Quindi il fatto che uno studio debba essere possa essere percepito presuppone anche il modo in cui si pone nei confronti dei propri clienti, dal sito ai social, quindi bisogna fare in modo che ci siano persone all'interno dello studio che si occupino anche di questo, di andare sui social, di andare a utilizzare Instagram, di andare a utilizzare Facebook, di andare a utilizzare tutte le forme che permettono di raggiungere grandi masse. Abbiamo dei clienti, per esempio noi, che lavorano prettamente in digitale con indipendentemente dall'indirizzo, no, in cui hanno l'attività i clienti. Abbiamo un cliente, per esempio, di Trieste che ha clienti a Catania, cioè il concetto che ormai non ci si deve più basare su una clientela di quartiere, perché siamo vicini e quindi il cliente viene da noi perché siamo vicini. Grazie al digitale possiamo ampliare il nostro mercato, il business si amplia proprio perché riusciamo ad estendere con il digitale i nostri servizi senza che ci si debba per forza incontrare di persona con i nostri clienti. Quindi è molto importante essere percepiti come clienti attivi sul digitale e far vedere alla clientela che si forniscono servizi innovativi. E in questo Teamsystem accompagna il cliente in un percorso di crescita attraverso corsi di formazione, attraverso dei webinar, attraverso webinar congiunti con lo studio. Quindi lo studio potrebbe fare analisi e dire: bene, vorrei presentare determinate soluzioni a una fetta della mia clientela, e noi gli aiutiamo ovviamente a farlo. La ringrazio, dottoressa, ringrazio anche il professore. Abbiamo approfittato anche di questo question time per un momento di differenziazione rispetto alla seconda parte dell'incontro odierno, dove invece andremo un po' più nel dettaglio a parlare di Big Data, Cloud, insieme ai altri ospiti della giornata, in particolare al professor Ilario. Prima di iniziare vorrei dare delle piccole indicazioni. Abbiamo visto come il professore sia la dottoressa abbia parlato di Big Data, cioè di questa enorme mole di dati che quotidianamente noi andiamo a condividere con gli altri. Ma che cosa si intende per Big Data? In realtà possiamo osservare questi Big Data dal nostro vivere quotidiano: un'interazione su un social network, un click su una determinata pagina web, o anche gli smartphone che sono interconnessi con loro generano un'enorme mole di dati, incredibilmente eterogenei per fonte e formato, che possono essere analizzati in tempo reale. Questi dati devono essere analizzati in particolare da società di servizi come voi, professionisti, ma anche come noi società, che fanno di un proprio business, il proprio business, un business orientato alla targetizzazione del servizio. Ma come estrarne valore da questi dati? Durante, prima e durante questa emergenza si sono sviluppate figure come i data analyst, i data scientist, che hanno come obiettivo proprio quello di andare ad estrapolare quelli che sono i dati contenuti da queste informazioni per far sì che i decision maker aziendali potessero poi scegliere le decisioni più opportune. Ma sempre più spesso si sta osservando, stiamo anche noi registrando, una tendenza da parte delle organizzazioni ad investire nella formazione del proprio personale interno attraverso dei processi formativi ad hoc,
cercando quindi di andare a integrare le organizzazioni non soltanto con gli strumenti digitali di cui si è parlato anche in precedenza, ma soprattutto anche investendo in infrastrutture IT e formazione dei propri dipendenti. È un processo questo complesso che deve essere curato in ogni fase della propria di questa attività, perché è un processo che non deve portare ad una frammentazione dei dati, deve essere un'analisi puntuale, ma soprattutto devono anche essere protetti, cioè occorre una infrastruttura IT che consenta di assicurare una sicurezza di questi dati. Ed è chiaro che da quanto abbiamo detto finora non stiamo che osservando una rivoluzione economica, una rivoluzione basata sul valore dei dati, un'economia nuova che può e deve monetizzare questo flusso di dati. I vantaggi sono sicuramente quello di identificare nuovi possibili mercati. Sto parlando in particolare anche per voi professionisti, non soltanto per le singole aziende, ridurre i tempi di risposta al cliente, come ha già anticipato anche la dottoressa Bruno, incrementare le vendite, ridurre i costi, soprattutto ampliare i servizi e i prodotti offerti. Ma voi vi starete domandando che cosa c'entrano i big data con gli studi professionali. La risposta è molto semplice. In realtà i dati sono un patrimonio inestimabile dello studio, questo è stato già anticipato dalla dottoressa Bruno, e se da un lato questi vanno difesi ad ogni costo contro le minacce esterne, dall'altro questi permettono la creazione di nuovi servizi ad alto valore aggiunto, armi fondamentali, soprattutto per conquistare delle quote di mercato all'interno di un mercato come quello dei servizi altamente competitivo, anche perché la digital transformation non è soltanto una rivoluzione tecnologica, ma bensì un modo di pensare e sviluppare la propria professione da un punto di vista creativo, soprattutto nell'utilizzo dei dati. Facciamo degli esempi. Nel caso, ad esempio, del bilancio annuale, ovviamente un bilancio corredato da un'analisi storica dell'andamento dell'azienda, da una serie di report sulle performance stesse dell'azienda, non può che essere un valore aggiunto per il cliente, che inevitabilmente sono attratti da chi li aiuta ad essere più efficienti. Possiamo fare innumerevoli altri esempi, come i cedolini, tutti gli altri documenti che noi mensilmente produciamo per i nostri clienti. Ovviamente più sono completi, ad esempio i cedolini con lo storico delle presenze, dei risultati del dipendente, sono sicuramente delle informazioni che fanno sempre piacere. Ma quello che sicuramente invece rappresenta l'elemento più importante è il fatto di poter realizzare un report in tempo reale, un report che non deve aspettare determinate tempistiche, ma può essere svolto, erogato, rilasciato al cliente immediatamente, dando quindi un'immediata percezione dell'andamento aziendale. Quindi quello che possiamo dire è che in realtà la digital transformation non ha un vero e proprio limite, semmai i limiti ce l'hanno ancora chi non hanno capito le reali potenzialità di questa evoluzione. Detto questo breve intervento, passerei immediatamente la parola al professor Antonio Ilario, che ci parlerà invece nel dettaglio del cloud e della sua rilevanza. Dottore, professore? Eccoci. Perfetto, le lascio la parola. Eccoci, salve. Innanzitutto ringrazio la Time Vision per questa opportunità. I processi di trasformazione digitale rappresentano un obiettivo sfidante per le aziende del nostro tessuto, in particolare per le piccole e medie imprese. E contribuire, seppur con un breve intervento, è un motivo per me veramente un motivo importante, un motivo di pregio. Andiamo a vedere il nostro intervento e tratta di quelle che sono le applicazioni operative. Cercheremo di dare uno sviluppo, un'analisi di in che modo può essere applicato il cloud computing all'interno delle diverse realtà aziendali. Mi connetto ad un argomento estremamente interessante, un passaggio estremamente importante che ha effettuato l'ingegner Ricciardiello. In realtà, quando ha parlato della
differenza tra gli aspetti tecnici e gli aspetti manageriali relativi all'impatto delle tecnologie digitali all'interno dei contesti aziendali. A volte si commette l'errore, fra virgolette, di immaginare la trasformazione digitale soltanto come una migliore efficacia, una migliore efficienza dei processi produttivi, quando in realtà il cambiamento principale della trasformazione digitale, l'impatto fondamentale che ha all'interno dei contesti aziendali è di natura manageriale, di natura organizzativa. È necessario comprendere in che modo, e questi webinar ne sono, come dire, un elemento di sviluppo e degli elementi facilitatori, andare a comprendere in che modo si può andare a stratificare questo impatto all'interno delle strutture organizzative e degli orientamenti, dei disegni strategici che le aziende hanno per affrontare i propri contesti di business, per ridefinire i propri modelli di business e per creare poi delle proposizioni di valore in linea con quello che richiedono i nostri clienti. Andiamo a vedere quali sono appunto dei casi di aziende che hanno sfruttato tutto questo, quindi hanno utilizzato il cloud computing per poter emergere all'interno dei propri contesti competitivi. Il primo case study che vi ho portato sono soltanto due, quindi darvi un'infarinatura delle modalità di applicazione del cloud computing all'interno delle aziende e le modalità attraverso le quali voi stessi professionisti potreste utilizzarli per supportare le aziende nel loro percorso di sviluppo e nella possibilità di facilitare i vostri compiti, o utilizzare il primo case study che è la Brooks Brothers, lo vedete all'interno della presente slide. Ho inserito una serie di elementi per farvi capire chi è la Brooks Brothers. Innanzitutto, molti di voi sicuramente la conosceranno, è un'azienda, è uno dei principali rivenditori di moda all'interno degli Stati Uniti, e si occupa di abbigliamento pronto o moda, e ha vestito 39 dei 44 presidenti americani. Quali sono le caratteristiche del comparto del pronto moda? Così come dice Philip Miller, che è il Director of Infrastructure and Technical Engineering alla Brooks Brothers, sostanzialmente potrebbe essere paragonato a un direttore di produzione all'interno del contesto italiano, Philip Miller dice: quando ci imbarchiamo all'interno di una nuova iniziativa, come per qualsiasi altra cosa nel settore del commercio al dettaglio, c'è un breve lasso di tempo dall'idea iniziale alla soluzione delle esigenze aziendali guidata dalle preferenze dei consumatori. Come potete immaginare, le mode sono un qualcosa che cambia molto velocemente all'interno del tempo, e pertanto tutte le fasi di prototipazione, di progettazione di un nuovo capo di abbigliamento, al momento nel quale questo capo di abbigliamento va a essere immesso all'interno del mercato, devono richiedere un tempo, un breve lasso di tempo, un tempo molto molto ridotto. Quindi l'esigenza del comparto del pronto moda è proprio quello di accorciare la distanza fra l'idea di un nuovo prodotto, un colore, una tipologia di shirt, di pantalone e così via, e poi la connessione al mercato finale con i propri consumatori. Quali erano gli obiettivi sfidanti della Brooks Brothers? Quindi quali erano gli obiettivi che la Brooks Brothers voleva raggiungere? La Brooks Brothers sostiene, e nelle parole sempre di Philip Miller, direttore della produzione, direttore tecnico, che volevamo diventare più agili nello spostare i concetti all'interno di un ambiente a cui potevamo facilmente accedere e possibilmente passare alla produzione. L'organizzazione infatti stava cercando un modo più economico per gestire il proprio sistema di gestione della base SAP, e che avrebbe poi supportato anche una nuova applicazione del CRM. Quindi il passaggio fondamentale era proprio questo, a cercare di avere un ambiente di sviluppo all'interno del quale tutti quanti potevano operare all'interno del loro gestionale, che era un SAP, e non solo, integrare all'interno del SAP anche un CRM, proprio per andarla a connettere poi direttamente con i clienti finali. Questo era l'obiettivo. In che modo hanno cercato di, vado avanti con le slide, in che modo hanno risolto tutto ciò, in che modo il cloud computing è riuscito a supportare questi processi di sviluppo? C'erano altri aspetti strategici da considerare. Infatti, sempre più spesso vogliamo offrire le nostre soluzioni a livello globale, citando le parole del direttore della produzione, dobbiamo assicurarci di avere abbastanza risorse di calcolo e memoria. Non solo, la necessità di avere queste risorse di calcolo e memoria si sposava con il concetto di sicurezza, che era estremamente importante per la Brooks Brothers, soprattutto in considerazione del fatto che le informazioni relative ai clienti della vendita al dettaglio sono informazioni estremamente sensibili, estremamente delicate, quindi da proteggere. Quindi l'obiettivo, il target di riferimento della Brooks Brothers è avere un ambiente all'interno del quale installare il proprio SAP e di avere abbastanza risorse di calcolo e memoria. Non hanno sviluppato degli investimenti interni, non hanno aumentato il loro dimensionamento, non hanno acquisito nuovi
nuovi hardware, non hanno acquisito nuovi server, ma si sono rivolti appunto al cloud computing. Per realizzare, infatti, come vedete nella parte bassa della slide, che per realizzare agilità e risparmio sui costi, la Brooks Brothers ha deciso di spostare la propria piattaforma SAP all'interno del cloud. Quindi all'interno di una nuvola girava, se così si può dire, il SAP, quindi il programma gestionale. Tutti quanti potevano connettersi all'interno di questo SAP e poter operare in maniera simultanea. Infatti, una volta che il SAP è stato spostato all'interno della nuvola, quindi era attivo e funzionante, la Brooks Brothers ha sviluppato la sua applicazione CRM all'interno della nuvola. L'applicazione, che è utilizzata quotidianamente da 80 dipendenti, ha al proprio interno tutte le informazioni di contatto dei clienti delle organizzazioni. Infatti, con i sistemi SAP sul cloud possono far girare le istanze nel giro di poche ore, cosa che non era un'opzione possibile all'interno delle loro modalità precedenti. In precedenza, infatti, ci sarebbero volute settimane per impostare un ambiente di test su SAP, incluso ottenere le autorizzazioni per eseguire il progetto e eseguire l'appliance. Quindi il concetto fondamentale che voglio esprimervi attraverso questo primo case study è che la possibilità di operare all'interno di un provider di servizi, quindi di operare all'interno su qualcosa di esterno, quindi su una nuvola, su un elemento non facente parte della propria struttura organizzativa, permetterà a tutti i soggetti di poter operare contemporaneamente. Non solo di accorciare quindi le fasi di progettazione, di produzione, quindi poi di esplicitazione degli requisiti produttivi all'interno di un qualcosa di reale, ma anche di connetterlo al mercato finale, quindi sviluppare non solo il SAP all'interno della nuvola, ma integrare all'interno della nuvola anche il CRM. Tutto ciò, ovviamente, come potete immaginare, ha comportato una serie di benefici, quindi non soltanto in termini di velocità di immissione dei prodotti all'interno del mercato, ma anche di connessione con il cliente finale. Quello che ci diceva un po' anche prima la dottoressa Bruno, la necessità di integrare questi processi non soltanto all'interno dell'azienda, quindi, e come diceva anche il professor Pasquino, quindi non è soltanto un'integrazione verticale, nel senso di integrare i vari processi operativi all'interno delle diverse funzioni organizzative aziendali, quindi connettere le varie parti d'azienda, come è accaduto per il SAP, ma di integrare orizzontalmente tutto ciò, quindi integrare all'interno del proprio processo i consulenti, i professionisti, i fornitori ed i clienti. Il secondo elemento, il secondo case study che mi preme farvi vedere, sul quale poi potremo anche discutere attraverso le domande, invece è quello di un'altra azienda facente parte di un comparto totalmente diverso rispetto a quello del pronto moda, che è la Sergene. La Sergene è un'azienda che si occupa di sviluppo di prodotti biofarmaceutici e che sviluppa una serie di terapie farmacologiche per una serie di problematiche connesse alla salute, ovvero tumori e disturbi infiammatori. È un'azienda estremamente grande, opera all'interno, ha la sede all'interno del New Jersey, ha oltre 8.000 dipendenti. La società ha come mission l'obiettivo di, come dire, di migliorare la vita dei pazienti attraverso la consegna di una serie, attraverso la realizzazione di una serie di trattamenti innovativi. È impegnata in oltre 300 studi clinici presso i principali centri medici di tutto il mondo. Quali sono le caratteristiche del comparto farmaceutico? Immaginate cosa significa poter fallire una sperimentazione clinica, quali sono gli effetti dannosi, quindi soprattutto anche a livello economico, che possono avere sull'intera filiera del valore, quindi così come è scritto all'interno del secondo caporigo, una sperimentazione clinica fallita può comportare un fallimento del prodotto che può superare addirittura $1 miliardo di spese totali per le aziende farmaceutiche. Per evitare questo scenario, i ricercatori si concentravano i propri sforzi e quindi la propria analisi, il proprio studio, soltanto sui composti, quindi su quelle cellule, su quei nodi che avevano un'alta probabilità di successo e quindi potevano essere incorporati all'interno di un farmaco. Il team di Sergene Research and Early Development, sarebbe per intenderci la funzione di ricerca e sviluppo, se così la vogliamo tradurre, voleva migliorare quelli che sono i propri high performance computing workflow. Workflow significa appunto la possibilità di schedulare, di differenziare, di distinguere l'attività in una serie di elementi basilari. Infatti la stessa Sergene ha decomposto quelli che sono i flussi di lavoro eseguiti dai propri ricercatori scientifici alla ricerca di poter automatizzare alcune fasi del processo, in modo tale che i ricercatori potessero essere più liberi e avere più tempo per svolgere quelle che sono le attività critiche, quindi le attività che comportavano il rallentamento dell'intero progetto.
Così, fin dal 2014, anche la CelGene non ha acquistato dei server, non ha acquistato nuova capacità di storage, non ha acquistato una rete aziendale, ma ha acquistato una soluzione di cloud computing. E ha trasferito, fin dal 2014, quindi la CelGene sta sviluppando anno per anno, o quindi trasferisce sempre più quelli che sono i propri processi operativi all'interno della nuvola, fin dal 2014, ha trasferito due dei suoi workflow critici all'interno del cloud. Tutto ciò ha permesso una migliore collaborazione, una maggiore agilità dei processi aziendali ed una maggiore scalabilità. Il concetto che prima ci esprimeva la dottoressa Bruno è un costo totale di proprietà inferiore. Quindi ha utilizzato la possibilità di svolgere queste attività critiche all'interno di un cloud. Attraverso la possibilità di utilizzare un cloud, tutti i soggetti potevano operare contemporaneamente, quindi il meccanismo di integrazione potevano essere il risparmio dei costi e soprattutto potevano concentrarsi su quelle attività critiche all'interno dei workflow. Sono delle attività che, se svolte con un ritardo di tempo, rallentano la realizzazione di tutto il progetto di quel farmaco, per intenderci, o per la risoluzione di quella molecola. CelGene ha così non solo, ha anche scelto delle soluzioni cloud per archiviare quelli che sono i dati per tutti i suoi campi di ricerca e sviluppo e molte anche delle sue applicazioni critiche, cui la chimica computazionale e la genomica. Così come dice che il direttore associato IT di CelGene, che ci è stato permesso di migrare le nostre applicazioni all'interno della nuvola senza alcuna modifica dell'applicazione. Quindi l'applicazione così all'interno del contesto aziendale e all'interno delle scelte di dimensionamento effettuate dall'azienda di un cloud. Non dovevamo più gestire e amministrare le risorse del file system che avevamo in casa, risparmiando tempo affinché gli operatori IT potessero concentrarsi su altri elementi che incidono sulla nostra attività. Quante volte voi stessi professionisti avete avuto la necessità di rivolgervi a degli operatori IT, a dei sistemisti che potevano curare i vostri hardware o i vostri software, magari che si erano bloccati o avevano avuto una serie di problematiche? Immaginate il vantaggio, lo vedrete dopo sicuramente con la dottoressa Bruno, ma lo vedremo anche all'interno della slide successiva. Immaginate cosa significa delegare tutte queste attività a chi fa questo di mestiere, a degli operatori IT che sono già presenti all'interno del provider dei servizi, quindi non doverle avere in house, quindi all'interno dell'azienda, ma poterle delegare. Quindi all'interno di CelGene, che stiamo parlando quindi di una mega realtà di oltre 8.000 dipendenti, tutto ciò permetteva agli operatori IT di potersi concentrare su altri elementi, perché non dovevano più badare alla manutenzione e alla gestione della piattaforma che avevano in azienda, poiché la piattaforma era stata spostata dall'esterno all'interno di una nuvola fornita da un provider. Girando alcune centinaia di nodi su cloud, e vado a terminare la parte relativa alle applicazioni operative, girando alcune centinaia di nodi, quindi di molecole, sul cloud e ottenendo risultati in meno di giorno, i nostri ricercatori scientifici hanno molta più libertà di porre domande che prima non erano nemmeno visibili. La velocità è importante, ma è anche importante la curiosità intellettuale degli scienziati, in modo tale che gli stessi ricercatori possano sviluppare e creare dei percorsi di ricerca che prima non erano percorribili, non erano realizzabili per una serie di limiti di tempo, ma soprattutto anche limiti di hardware, quindi proprio di struttura, di dimensionamento degli impianti. Questi due esempi che vi ho dato vi hanno fatto già comprendere un po' quali sono i risvolti operativi, in che cosa significa tecnicamente avere una soluzione di questo tipo. Avete già, come dire, annusato qual è la vera utilità, ovvero un risparmio di costi, un risparmio di tempi, liberare delle risorse all'interno dei contesti aziendali. Ma ho preferito, chiedo scusa, ho sbagliato pulsante, devo passare alla slide 32, eccola, dare una definizione di cloud computing, ma prima di darvi la definizione, di farvi appunto comprendere quali possono essere anche le applicazioni all'interno dei vostri studi professionali, all'interno delle aziende. Immaginate tutto ciò, ovviamente senza anticipare argomenti che verranno trattati in maniera molto più specifica e esaustiva dalla dottoressa Bruno dopo di me, ma immaginate cosa significa poter sviluppare tutti i vostri percorsi, e mi rivolgo a voi professionisti, all'interno di un programma che non è risiedente all'interno dei vostri apparati, all'interno dei vostri hardware, ma è situato all'interno di un provider di servizi, all'interno di una nuvola. Immaginate su quante operazioni potete operare contemporaneamente insieme ai vostri committenti, insieme alle vostre aziende. Mi rivolgo in particolare ad esempio ai commercialisti,
Anch'io ho svolto attività d'azienda come consulente aziendale, quando, soprattutto in aziende di natura edile. In quel caso la contabilità industriale è estremamente fondamentale, il committente ha la necessità di aggiornare costantemente la contabilità analitica, di attribuire i costi ai vari centri di costo, per l'appunto, quindi attribuire gli acquisti alle varie fonti di lavorazione. Oppure immaginate i risvolti positivi che potete avere all'interno della possibilità, e qui mi rivolgo invece ai professionisti, ai consulenti del lavoro, appunto alla gestione delle risorse umane, di avere un cassetto dedicato per ogni dipendente. Quanti di voi ogni mese utilizzeranno dei file Excel da scambiarsi con i propri committenti per avere la gestione delle presenze, quanti role hanno utilizzato, quante ferie e così via. Attraverso la possibilità di avere una piattaforma che supporta anche la gestione documentale, come vedete all'interno della parte destra della vostra slide, la possibilità di avere una piattaforma significa la possibilità di lavorarci insieme, di lavorarci da qualsiasi luogo, e quindi questo comporta sicuramente un meccanismo di amplificazione dei vostri percorsi di creazione del valore. Sono in ritardo, voglio farvi vedere soltanto quindi un ultimo concetto, quello che è il concetto quindi di definizione. Siamo partiti dal particolare, siamo arrivati al generale, quindi a un concetto definitorio di cloud computing, ovvero come un modello. È un modello manageriale, quindi è un modello che va a essere stratificato all'interno delle aziende. Non si tratta soltanto di migliorare la tecnologia o di migliorare un impianto, fermo restando che l'approccio Industria 4.0 è un approccio assolutamente trasversale, ma è un modello che permette da qualsiasi luogo e in qualsiasi maniera l'accesso su richiesta tramite una rete ad una serie di risorse di elaborazione condivise e configurabili, come potrebbero essere reti, software, piattaforme di sviluppo di nuove applicazioni, infrastrutture, applicazioni e servizi, che vengono fornite e rilasciate da parte di un fornitore del servizio, quindi da parte di un provider di servizi. E con questa definizione, chiedo scusa se ho utilizzato più del tempo a mia disposizione, vado a concludere il mio intervento e vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato. La ringrazio, professore, veramente interessanti le sue osservazioni. Chiamerei immediatamente anche la dottoressa Bruno, che, come anticipato più volte, professore, scenderà nel dettaglio, ecco, di esempi pratici dell'utilizzo del cloud, sempre attraverso i software previsti dalla società. Quindi passo immediatamente la parola alla dottoressa Bruno. Dottoressa. Perfetto. Sì, allora entreremo, non vedo la possibilità di andare avanti con le slide. Ecco, perfetto, grazie, è arrivato con un minimo di ritardo. Sì, entreremo nel merito appunto di qualche soluzione per farvi capire come può uno studio, un consulente andare a sfruttare le parole chiave che abbiamo visto proprio all'inizio della mia presentazione: smart working, cloud, digitalizzazione e collaboration. Voglio entrare nel merito delle soluzioni che vedete esposte in questa slide, semplicemente perché poi in chiusura ci sarà una sorpresa proprio su queste soluzioni in particolare. Non parlerò in questo poco tempo che ho a disposizione delle applicazioni native core Team System, native cloud, no? Quindi i gestionali di studio piuttosto che del consulente del lavoro in cloud, perché altrimenti sarebbe riduttivo e riuscirei a parlarne in maniera troppo sommaria, ma mi voglio concentrare invece su delle soluzioni, per esempio dipendenti in cloud, che vanno a calzare proprio nel tema della digital collaboration, della condivisione dei dati, della possibilità di andare a reperire dati in tempo reale, dati certi, senza dover fare doppio lavoro, andare a reperire le informazioni in maniera più disparata, tramite appunto fogli Excel, piuttosto che mail, piuttosto che carta, no, eccetera, eccetera, ma andando a fornire uno strumento ai propri clienti di condivisione delle informazioni. E soprattutto uno strumento semplice, semplicissimo, per esempio dipendenti in cloud, parto con uno strumento per i consulenti del lavoro per arrivare a suo fratello, che è Fattura in Cloud, che magari molti di voi conosceranno, perché Fattura in Cloud è uno degli strumenti più utilizzati dalle piccolissime imprese per fare fatturazione elettronica nel nostro paese. Comunque, dipendenti in cloud, che cos'è? Sono soluzioni cloud, abbiamo detto bene, mini gestionali, quindi sono dei piccoli gestionali che non hanno bisogno né di corsi
né di manuali d'uso, perché sono talmente intuitivi e semplici che sono utilizzabili da subito, che hanno delle app da scaricare sul cellulare in modo da vedere le stesse cose sia sul PC che sul cellulare, e che permettono appunto al cliente dello studio di consulenza di caricare in autonomia tutte le informazioni che lo studio di consulenza ha bisogno. Quindi gestire le buste paga non è mai stato così facile. Cosa significa? Significa che condivisione dallo studio di consulenza, condivisione con i dipendenti del cliente delle buste paga. Quindi noi non arriviamo direttamente al dipendente. Ogni dipendente è censito all'interno dei dipendenti in cloud. Non ci sono limiti di dipendenti, ma è ovvio che questo strumento è uno strumento per un'azienda piccolina, che ha poche esigenze, che oggi magari non li gestisce i dipendenti con un software, che utilizza magari dei fogli Excel o della carta. Okay? Invece con dipendenti in cloud, buste paga in condivisione direttamente dallo studio di consulenza all'interno dell'applicativo, è possibile caricare un PDF unico prodotto dal software che ha elaborato le buste paga all'interno di dipendenti in cloud, quindi carico un unico PDF con tutte le buste paga, dipendenti in cloud lo legge con un sistema OCR, lo separa e lo invia in visione ad ogni dipendente censito. E poi in più si possono condividere qualsiasi documento, quindi non è detto che io mi debba limitare, come diceva prima il dottore, condivisione di gestione documentale, non è detto che io mi debba limitare al cedolino, ma potrei condividere altri documenti utili al dipendente direttamente. Quindi pensatelo, dipendente in cloud, come un piccolo gestionale un piccolo gestionale HR dell'azienda mia cliente, ok? Altre funzionalità, spese, ok? Quindi il dipendente carica le proprie spese direttamente sull'applicativo dal suo cellulare, possono essere approvate dal suo superiore, anche massivamente, e condividere le spese con il consulente, ok? Filtrare le spese per dipendente, visualizzare i costi di viaggio, quindi avere sotto controllo in un'unica pagina tutte le spese dei propri dipendenti. E questo a vantaggio di chi sta gestendo, no, l'azienda a cui io ho fornito dipendenti in cloud. La possibilità di rilevare le presenze, quindi un foglio presenze semplice e immediato, il dipendente può tranquillamente attivare e verificare la propria presenza attraverso la propria app sul suo cellulare, andare a gestire ferie e permessi, quindi potrà andare a inserire ferie e permessi in maniera semplicissima attraverso un calendar, quindi semplicità d'uso, facile d'utilizzo, condivisione delle informazioni. Con chi? Dal dipendente al proprio responsabile, quindi all'imprenditore, dall'imprenditore al consulente che gli gestisce il sistema delle paghe, ok? Altro strumento, come vi dicevo, Fattura in Cloud è nato prima Fattura in Cloud e Dipendenti in Cloud, stessa società di Team System che lo ha sviluppato, grossissimo successo perché non fa solo fatturazione elettronica, perché permette al cliente di monitorarsi, perché ha già degli indicatori all'interno della propria piattaforma, posso gestire una valanga di tipi di documento, dai pro forma alle bolle, agli ordini, ai preventivi, quindi è proprio un mini gestionalino, modello base, non fa contabilità, no? Quindi è un gestionalino, modello base per le ditte individuali piuttosto che ditte un pochino più complesse ma che non hanno grossissime esigenze, soprattutto contabili, e che sono ditte poi semplici, magari hanno anche un fatturato alto, magari hanno anche tanti addetti, però non è detto, sono comunque clienti semplici che hanno esigenze semplici e che attraverso questo strumento riescono a fare fatturazione elettronica, riescono ad avere accesso per esempio alle forme di liquidità attraverso direttamente Fattura in Cloud, perché Fattura in Cloud può vendere le fatture elettroniche emesse alla piattaforma FinTech Team System attraverso Incassa Subito, che è integrato con il gestionale, quindi il cliente di Fattura in Cloud direttamente da dentro Fattura in Cloud può fare tantissime cose, no? E questo vuol dire far crescere la nostra clientela anche dal punto di vista digitale e soprattutto poi condividere i dati con il professionista.
Quindi come dipendente in cloud condivide tutti i dati con il consulente del lavoro, fattura in cloud può condividere in tempo reale tutto con il professionista, addirittura il professionista può entrare all'interno delle proprie ditte clienti e quindi andare a vedere lui quando vuole i dati immessi senza degli import, senza inviare nulla, ok? Quindi può monitorare tranquillamente i loro clienti con una console di controllo dove rileva tutte le aziende a cui ha dato fattura in cloud e può valorizzare tutti i dati in tempo reale. Quindi condividere i dati, farli caricare una volta sola da chi li carica, dal proprietario di quei dati. Se pensate il concetto delle presenze, il concetto delle spese, dei tempi e spese, no? Farli caricare direttamente dall'addetto per poi andarli a valorizzare all'interno del cedolino che poi viene restituito dallo stesso software direttamente sul cellulare piuttosto che sul PC del dipendente, ad ogni dipendente. E qui con fattura in cloud stessa cosa, emetto fatturazione, faccio ordini, quindi vedo anche prospetticamente l'azienda, quali sono i futuri incassi, no? Quindi veramente attraverso questa condivisione di dati io riesco a monitorare in maniera più proattiva il mio cliente, essere più vicino al mio cliente, anche perché recupererò del tempo, perché il cliente non mi dovrà più portare tutti i documenti in studio, li potrò importare direttamente da questo software, quindi recupero del tempo e riesco a essere più vicino al mio cliente con nuovi servizi. Questo è fondamentale. Altri strumenti, firma digitale, perché? Perché se parliamo di cedolini, se parliamo di documenti nell'ambito paghe, quindi l'UL per esempio, se parliamo di fattura elettronica, se parliamo di documenti in senso lato, la firma è molto importante. Quindi nel momento in cui io, per esempio, attraverso fattura in cloud, io condivido l'F24, se dovessi avere l'esigenza di farlo sottoscrivere, lo posso far firmare direttamente dall'applicativo attraverso Digital Signature. Quindi servizi che collaborano con i nostri gestionali, servizi semplici, rapidi ed efficienti, che sempre lavorano attraverso lo smartphone. Quindi io ho semplicemente uno smartphone, mi basta questo per poter utilizzare tutti i software di cui vi ho parlato in questo breve lasso di tempo. È semplice, intuitivo, rapido appunto ed efficiente. Che cosa succede? Lo potrete utilizzare creando il documento. Come lo creo? Lo creo dal gestionale di studio, dal gestionale del consulente del lavoro piuttosto che da Word, perché un contratto lo posso generare da Word, rendere in PDF, caricarlo sul portale Team System Digital, attivare Digital Signature e fare in modo che il mio cliente mi firmi questo contratto direttamente dal suo cellulare. Una volta che ho dematerializzato questo documento, perché non ho più bisogno di una firma autografa, ma sottoscrivo in forma digitale attraverso firme digitali che sono ovviamente riconosciute nel nostro paese a valore legale, quindi opponibili a terzi, parlo della firma remota avanzata piuttosto che la firma remota qualificata secondo l'EIDAS, no? Quindi stando sempre nell'ambito della normativa europea e italiana ovviamente, porto poi in conservazione il documento, quindi sistemi di archivi digitali ufficiali che permettono di non stampare più la nostra documentazione. Quindi molto importante questo processo che diventi completamente digitale, diventa più green lo studio, non restituisce più carta al cliente, non circola più carta, sottoscrivo digitalmente senza fare in modo che il cliente debba per forza venire in studio. Se poi invece ho la necessità di far venire in studio, vedete che io qui ho rappresentato cellulare, come vede il cliente il file e come può sottoscriverlo attraverso l'inquadramento di un QR code piuttosto che una telefonata, piuttosto che un PIN, quindi attraverso l'inserimento di un PIN, cosa che ormai siamo tutti abituati a fare perché le nostre banche ci fanno fare queste cose, piuttosto che se lo voglio chiamare in studio, integrarlo con firma grafometrica. Quindi attraverso un semplice tablet che metto a disposizione all'ingresso del nostro studio, dove il cliente arrivando può sottoscrivere la documentazione sempre in maniera digitale in modo che non si restituisca più carta e non si produca più carta.
Questa è la piattaforma Team System Digital dove io posso attivare la firma digitale e quindi utilizzare questo strumento per tutti i miei clienti in forma anche slegata dai gestionali, perché come vi dicevo qualsiasi documento potrebbe essere sottoscritto, caricato sulla piattaforma e inviato al cliente in firma attraverso Digital Box, attraverso l'email, no? Per poter essere sottoscritto tramite SMS piuttosto che telefonate, inquadramento QR code, eccetera, eccetera. Io direi che ho concluso anche qui il mio intervento e ripasso la parola al question time con i colleghi che mi hanno preceduto. Rieccomi. Un attimo di sfasamento temporale, sto rientrando. Perfetto, la ringrazio dottoressa. Perfetto. Intervento, mi scuso per questo piccolo imprevisto, ma è il bello della diretta. Allora, sono arrivate diverse domande, sempre in privato, alla nostra moderatrice di chat. In particolare, dottor Ilario, ci domandano, ma quali sono gli ostacoli che si potrebbero riscontrare nell'applicazione di queste tecnologie all'interno di un'azienda? Allora, dottor Zurino, il concetto è semplice. Purtroppo, forse la dottoressa Bruno me lo confermerà, perché ha un'esperienza sicuramente di contatto con le aziende. La più grande difficoltà innanzitutto è che le organizzazioni hanno delle routine. Hanno queste routine organizzative e per infrangere, per spaccare, per dematerializzare una routine organizzativa c'è bisogno di una fatica, ma soprattutto scherzo con il concetto di fatica, ma c'è proprio bisogno di un cambiamento mentale, un cambiamento organizzativo, perché abbandonare la carta sembra assurdo, sembra strano. Sicuramente le persone che ci leggono e che sono qui presenti, i nostri professionisti, anche loro magari saranno legati o avranno committenti stretti legati alla carta, al documento cartaceo, perché quello resta, mentre non si hanno sicurezze nei confronti dei dati. Questo è uno degli elementi che può avviare un meccanismo di inerzia all'interno delle strutture organizzative. È esattamente il contrario. Il documento cartaceo è molto più difficile da trovare rispetto a un documento digitale, chiaramente, che è proprio la funzione principale dell'applicazione delle tecnologie digitali alle aziende, no? C'è la possibilità di accorciare veramente i tempi di ricerca. Spesso si spaventano per il concetto della sicurezza, della possibilità che questi dati possano essere presi di mira, possano essere non protetti, ma è esattamente il contrario. Loro, cioè le aziende, così come i professionisti che ci stanno ascoltando, hanno un livello di sicurezza estremamente, lo dico di sicuro, molto più basso di quelli che possono garantire la Team System, così come qualsiasi altro provider di servizi. Perché? Perché loro sono chiaramente specializzati. Il meccanismo economico, cioè da 10 anni a questa parte, le aziende vanno verso la specializzazione. Non ci sono più le aziende che integrano tutto al proprio interno, anzi, tutte le aziende si stanno dirigendo verso la possibilità di fare quello che sanno fare. Quindi le risorse applicate a ciò che so fare. È chiaro che se non voglio strutturare un'azienda IT mia, quindi avere degli operatori sicurezza, un firewall adeguato, un sistema di crittografia adeguato, è chiaro che dovrò rivolgermi all'esterno, e questo è il meccanismo che rende ancora più importante la possibilità di questi meccanismi, cioè dell'adozione di questi meccanismi di digitalizzazione. Poi tra l'altro il Covid, come dire, questa pandemia mondiale, io la riassumo in 4 parole, io dico sempre se non ora quando, cioè questo è stato proprio, come dire, un elemento, cioè un elemento contingente così, forse proprio lei, dottor Zurino, prima ha detto uno shock del mercato, è un termine perfetto secondo me, è stato proprio uno shock, cioè un qualcosa che, tipo un terremoto che ha cambiato tutte le dinamiche e ha fatto capire ancora quanto ancora più importante sia sviluppare questi meccanismi digitali e quindi abbandonare il cartaceo e la presenza fisica. Certo. Dottoressa, invece per lei una domanda che forse io mi aspettavo anche. Infatti ci domandano, è possibile utilizzare le soluzioni che lei ci ha proposto anche se non si è clienti Team System? Domanda assolutamente pertinente, perché è ovvio che noi abbiamo una serie di integrazioni con i nostri software gestionali di studio di tutte le
le soluzioni che avete visto in quel ventaglio iniziale, anche dove vi ho fatto vedere che abbiamo parecchia ovviamente carne al fuoco in termini di soluzioni digitali per i nostri clienti, però in particolare tante di queste soluzioni sono per il mercato aperto, perché dipendenti in cloud lo do ad un mio cliente anche se non ho la gestione, no, dello studio del consulente del lavoro di Team System, perché tranquillamente i dati poi possono essere esportati da questo software per essere poi importati, sono tutti normalizzati, abbiamo tutti file CSV, Excel, quindi siamo in grado di dialogare con qualsiasi altro tipo di gestionale di studio. E soprattutto sono soluzioni spesso mirate a far evolvere il cliente, a far crescere in termini digitali il proprio cliente, a far utilizzare non solo nella sfera personale il digitale, ma far utilizzare anche nella sfera lavorativa, no? Dare degli strumenti di lavoro ai nostri clienti, perché diciamo che in Italia ci sono grosse aziende, ci sono grosse organizzazioni che sicuramente hanno già affrontato la digitalizzazione, ma l'80% sono piccole imprese che fino a che non è arrivata la fatturazione elettronica non sapevano neanche che cosa fosse il digitale, non si riusciva neanche a parlare con loro di digitale, no? Quindi Team System si è focalizzata a realizzare delle soluzioni che potessero andare sul mercato aperto, non solo sulla nostra nicchia di clienti, perché altrimenti ognuno se la canta e se la suona a casa sua e non si migliora, no? Poi alla fine un paese, poi effettivamente non si riesce a far progredire veramente l'attitudine al digitale e a portare a questo cambiamento che diceva il dottor Ilario prima, no? Perché proprio bisogna avere un cambio di mentalità. Nella sfera privata ce l'abbiamo avuto tutti, bisogna riuscire a portarlo anche nella sfera lavorativa, quindi dipendenti in cloud, fatture in cloud, è talmente di semplice utilizzo che deve superare quel freno, no? Di culturale proprio, sì. Che hanno nella mente, no, i nostri clienti, e iniziare a utilizzare delle app non solo per scrivere ai parenti e agli amici, ma usare delle app per dare dei dati ai consulenti che mi seguono e che mi permettono di crescere nel mio business, perché poi alla fine ne traggono vantaggio i clienti stessi, perché cresce di quell'azienda, riesco a progredire, ok? È proprio in termini evolutivi. Quindi diciamo che tutto quello che vi ho presentato oggi, il focus che ho fatto di poco fa, sicuramente sono software che possono essere utilizzati anche da chi non ha software Team System, ma può comunque proporre quelle soluzioni sul mercato in maniera tranquilla. La ringrazio dottoressa Bruno, ringrazio anche il professor Ilario, ci rivedremo al termine, dove sarà previsto un question time di fine giornata. Io mi allaccio alle parole che avete detto entrambi su questa esigenza di un ricambio anche culturale sulla tematica della digitalizzazione, per presentare, come avevo anticipato anche all'inizio, quelle misure che noi nella nostra quotidiana ricerca di, ecco, misure che appunto possono supportare lo sviluppo delle competenze del personale aziendale, abbiamo individuato quella appunto prevista dal credito d'imposta. Tematica questa che sta diventando veramente centrale, perché è una misura prevista dal Piano Nazionale Industria 4.0, che mira appunto a supportare lo sviluppo tecnologico e digitale delle imprese, ma anche degli studi professionali. È ormai evidente, non ce lo possiamo nascondere, lo abbiamo ripetuto, ribadito anche in altri incontri sul tema, che le aziende che hanno avuto la capacità di affrontare meglio la crisi nazionale siano quelle aziende che in passato hanno già avviato un processo di trasformazione della propria organizzazione verso quel modello di industria 4.0 prevista appunto dalla misura. E saranno sempre queste aziende, ma anche studi che hanno iniziato e che vogliono iniziare questa trasformazione, a saper reagire meglio alle sfide che già si stanno presentando, palesando dinanzi a noi. Ecco perché questo ultimo intervento si focalizza in particolare sullo strumento del credito d'imposta. Un credito d'imposta che prevede diverse misure, c'è anche
una misura legata alla ricerca e sviluppo, su cui però farò soltanto brevissimi accenni, perché è una misura che è in fase di evoluzione, non saranno più previste le percentuali fino al 2019, parliamo ecco del fino al 50%, oggi si parla di misure che vanno dal 6 al 12%, ma come dicevo è una misura che è ancora completamente in fase di evoluzione, si parla di una rimodulazione per il sud, quindi non mi soffermerei ancora, ci approfondiremo nel corso dei prossimi mesi. La misura su cui invece focalizzerei l'attenzione, perché appunto è una misura che va a concludere anche l'incontro di oggi, è quella relativa alla formazione dei propri dipendenti, alla formazione del personale aziendale. Quindi parlo appunto della formazione 4.0 prevista dal Piano Nazionale Industria 4, Piano Nazionale Industria 4.0, quella legge che è stata rifinanziata dalla legge di bilancio 2020, recentemente recepita con il piano Transizione 4.0. Come dicevo in precedenza, questa misura prevede di supportare le aziende verso questi processi di implementazione delle conoscenze e competenze in campo digitale. Direi di analizzare immediatamente la misura. Questa è stata introdotta dal decreto 4 maggio del 2018, la legge di bilancio, e prevede come aziende beneficiarie quelle residenti in Italia e anche le aziende non residenti in Italia, ma con una stabile organizzazione sul territorio italiano. E questa misura può essere richiesta da qualsiasi tipologia di azienda, a prescindere dall'attività economica esercitata, dal regime contabile, dalla natura giuridica e dalle dimensioni, anche se su quest'ultimo punto ci ritorneremo successivamente. La misura ha molti professionisti che quotidianamente chiamiamo, per quelli con cui abbiamo già il piacere di collaborare, che, a cui stiamo proponendo questa misura, e ci domandano: ma gli enti non commerciali? Ebbene sì, anche gli enti non commerciali possono ecco rientrare nella misura, anche in relazione al personale dipendente non impiegato esclusivamente in queste attività. A proposito del personale dipendente, possono essere coinvolti soltanto i dipendenti con un rapporto di lavoro subordinato, quindi parliamo di personale a tempo indeterminato, personale a tempo determinato e gli apprendisti. Per quanto riguarda invece le novità previste dalla legge di bilancio del 2020, partiamo innanzitutto dall'aspetto dimensionale, come avevo anticipato. Per le piccole imprese è riconosciuta un'agevolazione pari al 50%, con un limite massimo di 300.000 euro. Abbiamo poi il 40% per le medie imprese e il 30% per le grandi imprese, con un massimale di 250.000 euro. C'è però una postilla: nel caso in cui le aziende coinvolgono o gli studi coinvolgano all'interno di questo percorso formativo del personale che rientra nelle categorie dei cosiddetti dipendenti svantaggiati o oltre svantaggiati, a prescindere dalla dimensione viene riconosciuto il 60%. Altra importantissima novità della misura con la legge di bilancio è il venir meno dell'obbligo di disciplinare espressamente questi piani formativi all'interno di contratti collettivi aziendali e o territoriali, elemento questo che in passato ha rappresentato uno dei principali limiti all'applicazione della misura. Ci sono ovviamente dei requisiti da rispettare. Innanzitutto partiamo dalle aziende escluse. Sono escluse quelle aziende, secondo il regolamento europeo, cosiddette in difficoltà. La legge di bilancio 2020 invece ha escluso le aziende che sono oggetto di sanzioni interdittiva, oppure che non sono in regola con gli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ma soprattutto con le normative sulla sicurezza sul lavoro, argomento molto scontante in questo periodo. Per quanto riguarda invece le spese ammissibili, possono essere considerate nel computo le spese relative al personale impiegato all'interno dei percorsi formativi, considerato per il costo orario lordo, riferito quindi a un costo complessivo degli FR, dei contributi, eventuali ferie, permessi, trasferte per l'eventuale formazione. Possono essere considerate all'interno del computo anche
personale coinvolto nella qualifica di docente o di tutor interno. In questo caso però abbiamo un limite da rispettare, che è il 30% della retribuzione lorda annua. Per quanto riguarda invece gli obblighi, diciamo, gli adempimenti formali, c'è ovviamente una documentazione contabile e amministrativa che deve essere realizzata attraverso una relazione poi che va a spiegare le modalità organizzative nonché i contenuti dell'attività formativa, e infine c'è anche l'obbligo di una certificazione contabile che sicuramente i professionisti che anche oggi partecipano conosceranno bene, per ottenere questo beneficio. La fruizione del beneficio è semplicemente automatico, basta presentare un modello F24 all'Agenzia delle Entrate per ottenere il credito esclusivamente in compensazione. Questo credito è compatibile con altre tipologie di agevolazioni, cito qui ad esempio i fondi interprofessionali, sempre però nel rispetto delle spese ammissibili dal regolamento europeo, anche se non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile per l'imposta regionale sulle attività. Dopo aver spiegato brevemente questa misura, molto spesso ci domandano ma in che cosa consiste. Quindi ho voluto inserire un esempio pratico di come è possibile fare una proiezione del credito imposto. Un esempio molto semplice che non considera le tante variabili che possono entrare all'interno della valutazione, ma che ho voluto condividere con voi. Un esempio che in realtà è compatibile anche con degli studi professionali più strutturati, con dei dipendenti a tempo subordinati e che quindi potrebbero anch'essi partecipare a questa misura. Il calcolo è molto semplice, basta considerare il numero di dipendenti che si vogliono mettere in formazione per il loro costo orario lordo per le ore di formazione. Questo è un esempio molto semplice, abbiamo 20 dipendenti con un costo orario lordo di 18 euro e l'azienda decide o lo studio decide di realizzare una formazione di 200 ore. Questa azienda potrebbe ottenere fino a un credito d'imposta parametrato in base a se è una piccola azienda, fino a 36.000 euro, se è una media impresa 28.000 e grande impresa 21.000, quindi un credito d'imposta che comunque rappresenterà sicuramente un vantaggio. In realtà noi parliamo di un triplice vantaggio, quello di avere personale formato su degli argomenti che diventeranno centrali sul prossimo futuro, avere un aumento della liquidità sul prossimo anno tramite questo credito d'imposta, ma soprattutto la possibilità di fare questa formazione completamente a distanza con la modalità FAD. E in questo entriamo noi di Time Vision come partner che vi accompagna in ogni fase della formazione 4.0. Infatti la nostra attività parte da un'analisi del fabbisogno formativo in linea con gli obiettivi di crescita dell'azienda o dello studio verso un'economia, un modello economico 4.0. Si passa poi alla progettazione del piano formativo con un team di progettazione dedicato alle esigenze dell'azienda. Abbiamo poi l'erogazione della formazione attraverso, come abbiamo detto, la formazione che può essere fatta sia in aula, precedenza pre-Covid, ma adesso soprattutto tramite la formazione a distanza, tramite una piattaforma dedicata proprio a questo, attraverso una formazione sincrona e asincrona, dove ecco la Time Vision riesce a garantire una erogazione della formazione conforme a tutti i requisiti di legge, attraverso appunto degli strumenti di controllo per la partecipazione costante del personale all'attività formativa. Abbiamo poi la fase delle relazioni amministrative contabili e della rendicontazione, rilasciando una relazione che illustri le modalità organizzative, i contenuti dell'attività formativa svolta e il costo del personale che viene coinvolto nell'attività formativa. C'è poi la fase della certificazione che viene svolta da revisore legale dei conti. In questa attività, voglio ricordare per chi non lo sapesse, può essere presentata anch'essa a credito d'imposta ad un tetto massimo di 5.000 euro. Abbiamo qui un massimale viene riconosciuto il 100% del credito d'imposta. Infine c'è la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Quello che possiamo dire è che sicuramente, anche in base ai numerosi richieste che stanno pervenendo in questo periodo, è che l'investimento in termini di formazione 4.0 ha un ritorno
in termini di vantaggi per l'azienda, che sicuramente sarà interessante, soprattutto per le logiche che si potrebbero andare a realizzare nel prossimo periodo. Quello che noi abbiamo come obiettivo appunto è quello di supportare le aziende e gli studi verso un nuovo modello di economia basato sullo sviluppo digitale e tecnologico delle competenze aziendali. Con questo breve intervento io invito tutti voi a visionare anche il sito che abbiamo realizzato sulla tematica della formazione 4.0, rinnovando il mio invito a contattare uno dei nostri consulenti. Vi ringrazio per l'attenzione e in questo momento chiamerei allora di nuovo tutti gli ospiti della giornata per il question time finale di questo nostro incontro di oggi. Professori? Professori, dottoressa? Eccoci qua. Vi dico già che vedo diverse domande, sempre arrivate in privato. Ce n'è una innanzitutto per per il dottor Ilario. Dottore, se posso. Sì, certo. In che modo è possibile garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nell'adozione di tali tipologie di tecnologie? Allora, la sicurezza è uno degli aspetti più importanti, io credo, in termini di cloud computing. In realtà i provider di servizi hanno a propria disposizione tutta una serie di strumenti per proteggere i nostri dati che sono inseriti all'interno della piattaforma. Il primo elemento è l'identity and access management, quindi la possibilità di differenziare gli accessi. La dottoressa Bruno me lo confermerà. Nel momento in cui vi andate a stipulare un contratto, comunque una forma di collaborazione, di integrazione con un provider di servizi, non tutti gli stessi soggetti hanno gli stessi poteri, nel senso che io sono l'amministratore e do determinati poteri, io un altro dipendente non altro, ma anche voi stessi consulenti potete dare ai vostri collaboratori tutta una serie di poteri specifici e magari limitati rispetto ai vostri, proprio per garantire la possibilità di salvaguardare la sicurezza dei vostri clienti. È la prima volta che avete a che fare ovviamente con dati sensibili, prospetti, come dire, prospetti extracontabili da parte dei vostri clienti in relazione a report, ferie, permessi, ma proprio anche contabilità e come dire, contabilità analitica e specifica. E poi ovviamente sono tutti sistemi crittografati e quindi la crittografia è uno degli elementi che permette a questi dati di essere protetti nel momento in cui vanno in transito dai vostri computer alla nuvola. Fermo restando che poi hanno tutta una serie di strumenti per identificare gli accessi e per bloccare le minacce. E dovete immaginare che comunque lo spazio a vostra disposizione, sia che sia un servizio, sia che sia un'infrastruttura, sia una piattaforma, è microsegmentato. Nel caso in cui come dire, qualcuno dovesse riuscire a entrare, una minaccia da parte del cyberspace dovesse riuscire a entrare all'interno di un meccanismo del genere, il sistema è microsegmentato, quindi non potrebbe riuscire a espandersi e rimarrebbe all'interno di una piccolissima parte di dati. Ma stiamo parlando di tutta una serie di meccanismi veramente che dovrebbero rassicurare sia i professionisti che, come dire, i committenti dei professionisti, quindi le aziende che hanno a che fare con loro, perché vi assicuro che i loro sistemi sono di sicuro più forti e migliori, cioè più potenti di quelli che possiamo utilizzare noi all'interno delle aziende. La ringrazio. Mi è giunta una domanda riferita a me, sempre in privato. Mi domandano in particolare se è possibile considerare nella formazione anche i tirocinanti. Come ho detto in precedenza, all'interno di questa misura del credito d'imposta formazione 4.0 noi possiamo considerare soltanto dipendenti con un contratto di lavoro a tempo subordinato, di tipo subordinato, a tempo indeterminato o determinato, quindi rientrano anche gli apprendisti. Bisogna sottolineare l'importanza di aver considerato nella misura anche i lavoratori a tempo determinato. Perché? Perché l'azienda potrebbe impiegare questo dipendente all'interno di un processo formativo, quindi provarlo, formarlo e eventualmente poi la collaborazione non continua o comunque avere un ritorno sotto forma di credito d'imposta di questa formazione svolta. È un aspetto che noi spesso sottolineiamo perché non bisogna farsi sfuggire queste opportunità anche per puntare sulla formazione dei dipendenti. Dottoressa, mi è appena arrivata una domanda per lei invece, sempre in privato, ma come è possibile far percepire al cliente i vantaggi del digitale e convincerlo a seguirmi in questo percorso di crescita?
Beh, sì, la domanda è corretta. Integrerei anche con il personale interno dello studio, no? Che sia un consulente del lavoro piuttosto che uno studio di professionisti, quindi di commercialista, nel senso che spesso bisogna convincere, no? Le persone, sia interne allo studio, a credere nel progetto e soprattutto poi riversare, fare in modo che il progetto funzioni nei confronti dei propri clienti. E quindi diciamo che domanda pertinente, noi come Team System abbiamo individuato questo come uno dei primi ostacoli, no? E quindi abbiamo creato un progetto che si chiama Be Amazing, che è un progetto che coinvolge direttamente i nostri clienti, consulenti del lavoro e commercialisti, in questo progetto trovano degli aiuti concreti da parte di operatori che si chiamano Digital Angel, quindi ad ogni studio viene assegnato una persona interna di Team System che ha l'obiettivo di seguire direttamente lo studio nel percorso di crescita e di fare in modo che di aiutare appunto lo studio a parlarne con i propri clienti, fare in modo di calare la digitalizzazione anche sul mercato, fare in modo di andare a sviluppare il business, di farlo crescere lo studio. Quindi analizzare insieme a lui e fare una vera e propria strategia. Quindi è come se fosse un consulente aziendale, no? Che viene coinvolto e fa strategia all'interno insieme ai titolari di studio, per poter digitalizzare i processi interni dello studio e digitalizzare e fare in modo che lo studio applichi la digital collaboration con i propri clienti attraverso eventi piuttosto che telefonate, piuttosto che chiamate, piuttosto che diverse soluzioni che possiamo mettere in campo per fare in modo di far sempre più business e far crescere in termini sia di fatturato ma anche di digitalizzazione lo studio stesso. La ringrazio, dottoressa. Gentili ospiti, siccome stiamo liberare anche gli ospiti della giornata, passerei immediatamente, se per voi va bene, alla sorpresa che abbiamo previsto al termine di questo incontro. Quindi lascio di nuovo la parola alla dottoressa Bruno. Mi è passata la possibilità di scorrere con le slide e di Perfetto. presentare. Sì, allora, in maniera molto semplice abbiamo pensato, no, ho fatto due clic perché, ok, abbiamo pensato, visto che Team System è soprattutto in questo periodo, nel periodo dell'emergenza sociosanitaria, di tutto quello che è successo nel nostro paese, ha pensato di uscire con una iniziativa che si chiama Team System for Italy, quindi solidarietà digitale. Quindi ci è sembrato il caso di offrire nell'ambito di questo evento la possibilità di avere gratis le soluzioni di cui vi ho parlato nel mio secondo intervento, nella mia seconda introduzione, appunto. Averle gratis, vedete sulla parte sinistra della slide, dipendenti in cloud, fattura in cloud, firma digitale e conservazione gratis fino a fine anno. Quindi avere la possibilità di avere dei pacchetti di queste soluzioni. Mentre per quanto riguarda Team System Studio Paghe, di averlo gratis fino a dicembre, cioè in pratica vi chiederemmo, se chi è interessato a volerlo comunque testare, provare, di pagare un dodicesimo, diciamo, del prodotto, del costo annuale, no? Quindi un solo dodicesimo, quindi gratis fino a dicembre, con la possibilità di avere l'app dell'HR legata al sistema di studio paghe gratuitamente. Okay? Quindi invece tipo l'app che diciamo che è simile, no? A quello che fa Dipendenti in Cloud. Dipendenti in Cloud è più un HR aziendale che do al mio cliente, che si organizza in autonomia, mentre tipo l'app è un sistema, è un'app che mi permette di condividere tutto quello che ho gestito da studio direttamente col cliente, quindi si limita ai cedolini paghe e alla documentazione. Non fa rilevazione presenze, non fa tutto quello che vi ho detto di dipendenti cloud, però è gratuito collegato a Studio Paghe Cloud di Team System, quindi tutte applicazioni cloud con la possibilità di averle gratuite fino a fine anno.
ci sembrava un bel cadeau da offrire a tutti i vostri clienti e clienti di Time Vision in questa occasione. La ringrazio. Io vorrei però fare una richiesta al professor Pasquino, che abbiamo l'opportunità di avere oggi con noi. Professore, una sua osservazione in chiusura di questo incontro di oggi. Io pensavo al... io tra le misure mi occupo, come ho detto, di soprattutto di misure di esposizione umana ai campi elettromagnetici, ma... diciamo, ho come passione anche le misure per la qualità, e sentendo la dottoressa parlare devo condividere, mi è venuta in mente una massima che adesso non ricordo perfettamente, ma il cui senso è il peggior ostacolo al miglioramento delle proprie posizioni economiche e quote di mercato è la resistenza al cambiamento. Non ricordo esattamente qual era la formulazione corretta, ma il senso è quello di, e in questo condivido, ma lo diceva anche il collega Ilario, tutto passa attraverso la capacità di non solo adattarsi, e quello è il livello di sopravvivenza, ma se uno vuole andare avanti deve addirittura essere in grado di vedere in prospettiva ciò che i concorrenti non hanno visto. E quindi l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative è certamente uno spunto interessante da cogliere, al di là della soluzione innovativa. Per esempio, nel mondo del 5G, il vero business model prevede che il 5G sarà sfruttato da chi riuscirà a capire quali sono i servizi che il 5G potrà fornire. Io lo vedo dal settore del professore di ingegneria, che non si occupa di economia, non si occupa di servizi alle imprese, ma il problema è bisogna andare oltre, non sfruttare ciò che altri mettono a disposizione, ma avere quella capacità di dire che cos'è che manca al mercato, dov'è che io mi posso inserire, oppure andare a fare una ricerca e dire questa soluzione offerta dal mercato è quella che mi consentirebbe effettivamente di superare una concorrenza. Quindi parlo sia al collega universitario che deve immaginare nuovi modelli di business, sia invece alla collega relatrice aziendale, che invece deve capire come questi modelli di business si possono trasformare in effettivamente soluzioni di business che possono essere utili in azienda. Questa è la chiosa che io da persona non direttamente coinvolta nel mondo aziendale posso immaginare, ma da persona che si è occupata e si occupa di qualità e di analisi dei dati, quello di avere la capacità, ed è questo poi quello che mi piacerebbe trasmettere a chi ci sta sentendo, chi ci sta ascoltando e vedendo, la capacità di guardare quel mezzo metro più avanti rispetto agli altri. Questo è il messaggio che mi piacerebbe lasciare al termine di tutto, ringraziandovi ovviamente nuovamente per l'invito. La ringrazio, professore, e colgo allora l'occasione per ringraziare gli ospiti della giornata, il professor Ilario, la dottoressa Bruno e il professor Pasquino. Invito tutti voi a consultare i nostri consulenti per avere maggiori informazioni su un progetto di trasformazione digitale e anche ad accedere ad una simulazione gratuita del credito d'imposta. Ringrazio la piattaforma Corsi in Rete che ci ha ospitati nella giornata di oggi e ricordo tutti i partecipanti che nei prossimi giorni sarà inviata una piccola questionario proprio per quel concetto di miglioramento continuo. Essendo noi poi una società di servizi, chiederemo una vostra opinione sui temi trattati e anche per usufruire dei vantaggi a voi riservati da Time Vision e da Team System. Un saluto a tutti e ci diamo appuntamento al prossimo webinar. Buona serata, arrivederci. Grazie, buona serata, arrivederci. Buonasera.